eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro fu fondato, dice la tradizione, nel 1170 da Alberto Besozzi. Alberto era un ricco mercante locale che, scampato a un nubifragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita. Lì, molti anni dopo, Alberto fece edificare una cappella dedicata a Santa Caterina di Alessandria d'Egitto, che fu presto affiancata da altre due chiese, quella di San Nicola e Santa Maria Nova, la cui esistenza è certa a partire dal XIV secolo. Ingrandito e modificato nel corso dei secoli da diverse congregazioni religiose, poi abbandonato per 150 anni, l'eremo riprese vita dopo il 1915, quando furono realizzati i primi restauri. Della fine del XIII, inizio del XIV secolo, ma rimaneggiato fino al XVII, è un edificio a due piani caratterizzato da un portico a sette arcate con un soprastante loggiato. L'eremo è oggi affidato ad alcuni membri della Fraternità Francescana di Betania che qui abitano. Il cortile del Torchio, collocato tra i due conventi, ospita un torchio per uva e olive del 1759. XIII-XIV secolo, un fabbricato intermedio tra la sala capitolare e la chiesa, ospitava la cucina, il refettorio e le celle, a un porticato con quattro archi a sesto acuto. A strapiombo sul lago, il campanile romanico del XIV secolo è alto 12 metri. Era originariamente il campanile della chiesa di San Nicola. La facciata della chiesa, un portico rinascimentale con quattro archi e tre colonne in pietra di Angera, risale al 1508 e conserva i resti di un ciclo di affreschi attribuito a uno dei figli di Bernardino Luini, con scene della vita di Santa Caterina.
La chiesa attuale, realizzata alla fine del XVI secolo, comprende 5 precedenti ambienti originariamente separati. 4 di essi corrispondono oggi ad altrettante cappelle. Il quinto ambiente è il sacello, dove in una teca di vetro una statua in legno raffigura lo scheletro del beato Alberto Besozzi. I reali resti sono conservati in un'urna celata all'interno del cuscino. Al di sopra della finestra del sacello, sulla parete esterna, sono affrescate alcune immagini della traslazione del corpo della Santa da parte degli angeli al Monte Sinai. Il sacello del 1195 è il nucleo più antico del complesso e riprende le dimensioni del sepolcro di Santa Caterina sul Monte Sinai. Gli affreschi del XVI secolo sopra la porticina d'ingresso raffigurano le nozze mistiche della Santa posta fra Sant'Ambrogio, San Gregorio Magno e Sant'Agostino. All'interno del convento meridionale, la sala capitolare conserva affreschi di varie epoche e un camino con l'emblema dei Carmelitani riformati. Il moderno ascensore permette di accedere all'eremo superando i 51 metri di dislivello tra il piazzale superiore e l'ingresso. È stato realizzato scavando nella roccia un pozzo di 6 metri di diametro, collegato a una galleria orizzontale lunga 45 metri, che si apre sulla vista panoramica del Lago Maggiore. E da Santa Caterina del Sasso è tutto. Alla prossima!